Nel 2013, quando ci siamo ritrovati spinti da alcuni che erano già all'interno, quindi seguivano il mondo della migrazione, in realtà le istituzioni non esistevano, o quasi, o meglio, erano totalmente in quel momento impreparati a dare risposta a questi continui sbarchi, e noi che abbiamo attenzionato soprattutto nel mondo dei minori, perché il mondo dei minori veniva, cioè quindi i minori che sbarcavano venivano, la competenza ricadeva sugli enti locali che erano totalmente impreparati a poterli accogliere, non avevano le strutture. Invece gli adulti in qualche modo, dopo un primo momento, un primo periodo, riuscivano un po' a essere assegnati ad altre località sul territorio nazionale, invece i minori rimanevano. Ecco, pur in una situazione realmente emergenziale, noi all'epoca, come società civile, perché eravamo tutte persone che provenivano da professionalità le più disparate, casalinghe, insomma, un mondo di persone attente e sensibili ad un problema che si stava, che stava ricadendo sul territorio e che coinvolgeva dei ragazzi, in qualche modo questo mondo si è mobilitato a favore di questi ragazzi e ha trovato delle istituzioni, nello specifico mi piace ricordare il giudice lì, che un giudice tutelare che ha sostenuto tutto un percorso sperimentale all'epoca di tutela. Dopo sappiamo che in qualche modo l'istituzione si è via via organizzata, sono arrivati gli SPRAR, è arrivata la legge Zampa, e all'interno di questo mondo, sempre più con tutta una serie di limiti, comunque c'è un'attenzione. I limiti sicuramente c'erano, si potevano migliorare, ma a me sembra che poi da un certo momento in poi questa lettura emergenziale, questa logica dell'invasione ha prevalso perché proprio tutti gli orientamenti politici in qualche modo la cavalcavano, e da lì è iniziato un declino pesante. E non posso non, ho letto nei dati che a me sembrano, parlando di minori, mi vorrei soffermare sui minori, ho letto dei dati che sono veramente inquietanti. Allora, sappiamo che nel primo semestre del 2023 4.000 minori, stranieri non accompagnati, si sono allontanati e non sappiamo dove sono. Dal 2018 al 2020 praticamente mancano all'appello, e sembra che questo dato sia sottostimato per varie ragioni, 18.000 minori. Dal 2018 al 2020. E quindi oggi qual è la situazione che viviamo? E gli SPRAR sono molto, avranno tutta una serie di limiti, ma gli SPRAR, gli SAI, ma in qualche modo sono delle realtà che portano avanti delle progettualità individualizzate a favore dei minori. Ma in realtà il numero dei SAI è ridotto, non è stato assolutamente potenziato. Anzi, sono stati sottratti all'accoglienza dei minori, questo è un altro dato scandaloso, 45 milioni nell'ultimo bilancio della legge dello Stato, 45 milioni che guarda caso sono andati destinati al Ministero della Difesa. Quindi cosa succede? Che i SAI, che dovrebbero essere la struttura che permette un percorso individualizzato per questi ragazzi, quindi sia sotto il profilo formativo, sotto il profilo psicologico, sotto il profilo dell'orientamento lavorativo e quant'altro, e rappresentano, come dire, un servizio esiguo
rispetto alla domanda. E quindi i ragazzi dove vanno? Vanno nei CAS. E i CAS già sono fortunati, perché in realtà i centri che noi oggi, io temo che si riapriranno, sono realtà come quelle di Rosolini, cioè centri emergenziali. In questi CAS, i centri emergenziali, non ci sono neanche operatori, c'è il vitto, l'alloggio e quant'altro, cioè e nient'altro, e si sa quando si arriva, ma non si sa quando si esce da questa realtà. Quindi abbiamo dei percorsi che questi ragazzi hanno, dei percorsi davanti, hanno il vuoto, non hanno né chi fa un orientamento legale, che è la prima cosa. Chi ha fatto il tutore sa bene che l'unica parola che i ragazzi conoscevano subito era documento. Il documento, perché chiaramente era l'idea, come dire, lo strumento che gli permetteva poi di poter rimanere sul territorio e di poter costruire il progetto, il loro progetto di vita. Oggi all'interno dei CAS abbiamo innanzitutto un'ubicazione. L'ubicazione è completamente decentrata. Noi ne abbiamo uno ad Augusta, in una zona industriale totalmente lontano dal centro urbano. E la cosa terribile è quest'altra storia dei ragazzi dai 16 anni, perché ora quando inizieranno gli sbarchi, già stanno iniziando, il numero sta crescendo sempre di più, e i ragazzi dai 16 ai 18 anni, e verranno 17 anni, 16-17 anni, verranno portati nei CAS degli adulti. Ora, CAS degli adulti è prevista soltanto una figura di mediatore linguistico, sembra uno per qualunque tipo di etnia, che capiamo bene. No? Quindi questi ragazzi non hanno neanche qualcuno che spiega loro qual è il percorso, che gli spieghi quali sono diciamo, le normative a cui, i procedimenti a cui devono iniziare a fare. Un po' quello che succedeva nel 2013, che portava i ragazzi ad allontanarsi, arrivavano, si rifocillavano e scappavano. E sappiamo che gli allontanamenti non faranno altro che aumentare questo numero. A tutto questo, cioè questa situazione è, diciamo così, come dire, trova un ulteriore elemento peggiorativo, che è quello delle tutele. Perché nei centri emergenziali le tutele, siccome dovrebbero rimanere poco tempo nei centri emergenziali, non vengono nominati tutori. E così pure in molti CAS. Tra l'altro abbiamo dei tribunali che, a fronte di una normativa che impone, che obbliga a nominare dei tutori volontari, e di fatto nomina soltanto avvocati. Noi, come tutori volontari, siamo ben felici di poter collaborare con gli avvocati, ma quando un avvocato ha 20-30 ragazzi, capite bene che, se va bene, può fare soltanto le pratiche per regolarizzare la sua posizione, o iniziare a regolarizzare la propria posizione, ma non sicuramente non lo può, cioè viene meno totalmente lo spirito di ciò che voleva essere nella legge Zamba e che noi abbiamo avuto la fortuna di sperimentare, quindi possiamo testimoniare che è reale, quello che è l'accompagnamento del minore, avere un adulto collocato all'interno di una che ti aiuta a decodificare il contesto sociale dove sei andato a inserirti, ti aiuta a, insieme ad altre figure, in qualche modo a iniziare un percorso nella tua nuova realtà territoriale e a partire dalle tue risorse, dai tuoi problemi, dalle tue difficoltà, perché non tutti i ragazzi sono uguali.
tutto questo è come se è stato, come dire, picconato, è stato in qualche modo neutralizzato a fronte di una comunicazione di cui parlavamo, che io non voglio soffermare più di tanto, di una comunicazione legata alla sicurezza. Cioè, anche per me, insomma, il decreto Cutro, che è avvenuto dopo la morte di tante persone, è realmente stata un'impresa queste morti, che sono state ultimamente utilizzate per giustificare, come dire, una normativa ingiustificabile. Cioè, è come veramente offendere chi in maniera assurda non è riuscito per probabilmente l'assenza di chi doveva invece espletare in maniera diversa il proprio lavoro a raggiungere a un passo dalle nostre coste. Vabbè. E quindi io non ho grandi domande, perché mi rendo conto che non penso che nessuno abbia come dire, risposte certe, però penso che la società civile si deve in qualche modo organizzare per mettere una pezza su queste cose. Sicuramente non si potranno dare grandi risposte, ma penso che chi ha una sensibilità, un'attenzione e un senso di responsabilità, perché queste 4.000 morti, nonché l'altro numero che vi avevo dato, 18.000, cioè, credo che sia una responsabilità che ci dobbiamo sentire tutti. E quindi mi chiedo che probabilmente le realtà organizzate come la nostra, noi stiamo iniziando proprio a ragionare su questo, dovrebbero in qualche modo trovare il modo, anche ragionando con la prefettura, che non è semplice, perché anche lì noi come Alcuni Rete abbiamo spedito varie richieste alla prefettura, la prefettura tace. Ora forse c'è uno spiraglio, ma speriamo. Per cui non è neanche semplice andare nei centri, perché i vari responsabili dei CAS ti dicono se la prefettura non ci autorizza non li facciamo entrare. E quindi diciamo che bisogna prendere coscienza di tutto questo, iniziare a elaborare una contronarrazione, perché ci sono tante persone che possono essere sensibili e attente a questo problema, ma magari non sono, come dire, non si documentano, e quindi quello che passa attraverso i mass media, quelli che maggiormente li raggiungono, diventa un messaggio fuorviante che va a condizionare il loro pensiero. Quindi andrebbe in qualche modo fatto una campagna di contronarrazione. So che vari gruppi si sono organizzati, si stanno organizzando, ci sono varie formazioni da questo punto di vista, e va presa coscienza che la realtà sarà sempre più difficile, anche perché questa realtà poi produrrà devianza inevitabilmente. Cioè, diciamo che poi facciamo un autogol, perché non solo roviniamo la vita a queste persone e li sottoponiamo a delle sofferenze inutili, ma in qualche modo noi lasciamo spazio a vie diverse per sopravvivere. E l'altra contronarrazione che ho trovato anche nel dossier, ma che conoscevo, è che non è vero che la popolazione immigrata all'interno dei carceri è cresciuta come numero. Nel 22-23 il numero della popolazione immigrata è la stessa. Quindi questo significa che, diciamo così, la popolazione, tra l'altro voi portate la percentuale, adesso dovrei andare a riprenderla, e questo significa che chi arriva non ha nessuna voglia di deviare, ma vuole semplicemente trovare e realizzare un proprio progetto di vita che può
guardando sempre al proprio paese, dove praticamente spera di poter prima o poi rientrare. Ah, è altro elemento che non è molto noto, e che per me è stato noto diciamo, di più, è che forse l'unico vero aiuto che noi diamo ai paesi in via di sviluppo è quello delle rimesse, che sono il vero aiuto che dà, come dire, attraverso, così come che non diamo noi, no? Il vero aiuto, perché tutto il piano Mattei e quant'altro, io ho letto le critiche, sono veramente pesanti, cioè una strumentalizzazione pesantissima cioè, di questa questione, ma non voglio addentrare in un altro ambito che non conosco bene. Ma le rimesse, così come è stato per i nostri nonni, e io sono la nipote di uno di quei nonni, aiutano realmente le famiglie a mantenere dei livelli dignitosi nel paese d'origine e ad aiutare i vari villaggi o le varie realtà territoriali a dare risposte ai propri bisogni. Noi stiamo vedendo adesso delle realtà di giovani adulti arrivati da minori che si stanno organizzando in associazioni per poter aiutare i propri territori. Ecco, tra l'altro, oltre che ad apprezzare questo, io credo che queste sono le realtà poi da sostenere e questi sono i percorsi a cui guardare.